Ali mortacci tua di tuo nonno. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio e buonanotte a tutti. Mi stavo caricando la PlayStation appresso, ma Ali mortacci mia e di suo nonno, veramente. Avevo caricato il joypad. Caricato, attaccato il joypad per caricarlo. Praticamente non me ne sono accorto. Stavo per attaccare le cuffie. Mi sono caricato, tra parentesi, portato via all'aria la PlayStation. Awe! Mock la corna, Catnit! Allora, infatti mi metto a caricare il telefono, sperando che stia registrando. Che belle letterine ci sono oggi. Dobbiamo rifare le squadre. Ieri ho regalato un 20-30 punti a tutti quanti. Sono risceso a 8,50. Quelle due o tre cazzo di partite al giorno. Un giorno da leone, un altro giorno da coglione. Il mitico Lino Benvi. E vabbè. Ah, Ronaldo e Messi sembra tra B&B, perfetto. Piqué titolare, De Bruyne titolare. Oblak, lo portiamo Sterling, vediamo. Ster Modric, Pogba, Vidal, Varane, Courtois, oh cazzo, Kroos. Szczęsny, minchia quante squadre. Anderweireld finalmente. La porta l'abbiamo buttato. Gabriel Jesus, non ce l'ho if. Un altro animale, Rodri ritorna. Perfetto, perfetto. Allora, andiamo avanti. Mi sa pure Martial, mi sa, eh. Allora, ragazzi, sono le stesse monete di lunedì. Quindi non è che sto caricando e poi vi vedrete, sono le monete di ieri, avantieri, giusto per portare contenuti. Pop Gun non l'ho mai avuto if. Chissà se me lo darà. Sterling già ce l'ho. Vidal già ce l'ho, ma questo mi sa che arriva a 96. Theo Hernandez ce l'ho, questo arriva a 96 però. Del resto, che cazzo, io lo singhiozzo la tosse. Io minchia, che 100 lire volata. Oggi starnuto. Del resto, non so cazzo farmene. E sicuramente né Hernandez né Vidal né Sterling. Pogba mi darà. Scommettiamo? Va bene. Ok. Io ho appena acceso, ragazzi. Sono le 15. 14.000 GP. Minchia, che tredicesimo. Retrocessero in classifica, ah, in divisione 2 stavo. Minchia, questi volavano proprio. Chissà chi conosco qua. Nessuno. Vabbè, ciao. Ah, posto in arrivo. Altri 3 giri gratis. Altri in quelle leggende di cacca. Che subito andiamo a vedere. Allora. Ragazzi, quelli che io vorrei, ovviamente, per provare, che tanto sapete che ce l'ho, è Cruyff. Maldini ce l'ho iconic pompato, Totti ce l'ho iconic non pompato, Baresi non ce l'ho, se me lo dà ben venga. Scholes ce l'ho iconic, Lampard non ce l'ho, Xavi ce l'ho iconic, Rosinski ce l'ho e il resto cacche. Martiale, vediamo, ho detto che Martiale è tra B. Vabbè, dopo. Giriamo, no, giriamo a questo. Dammi quelli che non vorrei, perché ci andiamo a fare la partita veloce. Saluto, mi raccomando, continuate ad iscrivervi innanzitutto al mio gruppo, al mio canale YouTube, ragazzi. Poi volevo invitarvi ad iscrivervi anche un ragazzo che sta iniziando a portare PES, non più su piattaforma mobile ma sulla console normale. Fatemi vedere che mi ricordo il nome. Allora, si chiama Elgamer03. Elgamer03 è bravino, fa dei bei video. Ok, Elgamer03, ragazzi, iscrivetevi ovviamente da Dead Krypton, il nostro Demis Boccherini. Boscherini non ha fatto un cazzo oggi né live né niente. Iscrivetevi sempre dall'amico Chris Martin, Chris trattino 26 trattino Martin, i soliti fedelissimi Bloodborne 92 Ita e Plagorob, anche se ultimamente sono un po' spariti. Plagorob 91 Ita, saluto Tommy 80, Max Gona, Pogba
Saluto Marco Orcani, Angelo Bove, gli admin del nostro gruppo PES Fan Club. E iscrivetevi ovviamente a sto cazzo di mio canale che ho detto arriviamo a 1000 iscritti, az 9,55. Stanno crescendo ragazzi. E faremo, speriamo quando potrò, il super live amichevole contro tutti. Ovviamente, tutti quelli che poi hanno scritto. Quando farò la live, come l'ho fatto in passato, amichevole contro tutti, fatevi vivi, non fate i soliti minchioni di tastiere e poi non venite a giocare, perché sapete che io gioco, prendo 9 gol e sono contento lo stesso. Ed è contro questa, andiamo a spacchettare. Ah, ci fa scaldo. Inghilterra, ma Sterling, vuoi vedere? No, Madonna, prima cacata. Mediano, Ruben Neves, e che cazzo è questo? Wolf. Difensivo, non c'è un cazzo di mediano. Velocità, la lumaca, ok, vatti a fare insieme, vattene a fare in culo, no? Prima cacata, fuori uno. Array, e allora sta pig fu cura allora. No, raga, vabbè, dai. Dammi la terza cacata e ultima. Dai. Niente, Popcorn non me lo dà. Ma va a fa mocca a mamma. Ma va a cagare, Mertens che già l'ho buttato l'altra volta, raga. No, a me è inutile, di che cazzo, però l'elettra. Ah, va a cagare, va. Ma va a cagare, va. Poi un altro, uno mi chiese. Minchia, leggenda già, stavo leggendo. Tacci tu e di tuo nonno. Palla nera. Aia. Scarpa nera. Aia. Bergami. Ui, Lampard! Welcome, andiamo a vedere quanto arriva questo Lampard. Minchia Lampard, velocità peggio di una lumaca, offensivo, perfetto, qua solo in attacco, blocchiamo. Allora. Lunedì usciranno gli Super Avengers If di Spagna, Portogallo e Germania. Io Portogallo non lo giro, che sia chiaro, perché ce li ho tutti. Gireremo Spagna e Germania, dove io la Germania, testa di cazzo che non sono altro, ho appena convertito qualche giorno fa Werner Pompato. Tanto ho detto sempre lettera C, che comunque sarà sempre lettera C, perché in Germania hanno finito di giocare, eh. Leggende, leggende, vediamo. Lampard. Leggende non iconiche, perché le iconiche mi sa che le hanno tolto. Lampard 94, ok. Eh sì, i momenti iconici li hanno tolti. Andiamo avanti. Poi hanno messo Mertens arriva 96. Quindi era più alto di quello che ho io. E su Ruben Neves. Minchia, 98. E che cazzo è questo? 98 con comportamento difensivo bassissimo. Velocità bassissima. E perché 98? Passaggio 7, passaggio alto. Potenza tiro. Altri due giri qui. Niente, leggenda, va bene, non è che si può avere sempre il tutto da Natale, Cruz non me lo vuole dare. Italia. Ok, che ho sempre un portiere pure questo, Madonna.
Basta, porti, me l'ha rotto il coglione. Ciao, vai, via. Andiamo avanti. Pensando, sto leggendo un post di Demis. Ecco, neanche un'agenda qua. Iconic, iconic, iconic. Vedi che è successo. Ciao. Beh. Ma vedi se altre due leggendine me le dà, dai. Spagna spalla oro, dai. Non vedete le magliette che sono sempre sminchia mediano, ok. Ma, beh. Presumo che la settimana prossima le sì, non le farò perché farò il turno centrale. Andiamo avanti. Ciao. Palau, DC, 24 anni. Che cazzi è questo? Boh. Dai, altri tre giri. Altra figura di merda ieri della Juventus, da Juventino. Più che altro non capisco. Boh. E se c'è Olanda. Esa, ok, perfetto. Alla prolifica, sì, vai a fare in culo, veloce pure tu. Andiamo avanti. Vabbè, Lampard è uno dei due che volevo e me l'ha dato. Mi dà pure Cruyff, siamo a posto. Ma deduco che sì, perfetto, leggenda. Oh, guarda, dove cazzo è? Mi ha rotto i coglioni. Mica Emre Can, raga. Quanto me lo del culo che abbiamo dato questo quest'anno. Quanto me lo del culo, raga, veramente. Meno male che non ho messo pure Goretzka. Cosa della Germania, perché ho convertito pure lui, mi sa. Oh no, aspetta. No, sì, ho convertito pure lui, sì, a posto. Tutte le leggende me le ha date. Va bene. Quindi noi è Cross, Gundogan, Gnabry, Ginter, T e tu. Vabbè, ciao. SP. Ok, ciao. Basta. Finito pure oggi lo spacchettamento del cazzo. Allora, perché sia chiaro, non tutti lo dicono, quando faranno, uscirà il PES 2021, che presumo sia solo un aggiornamento, aggiornerà, penso, PES 2020, quindi vi azzererà tutto, come giusto che sia, perderete tutto, GP, monete, le squadre, tutto, che poi nell'aggiornamento vi darà qualcosa di regalo, leggenda, iconico, monete, GP, quello è lo stesso come ogni anno. Però se non volete poi perdere tutto, almeno da quello che ho capito io, non dovete fare l'aggiornamento. Penso che prima o poi sta cazzo di Konami la spiegherà. Ho aperto e la chiudo la parentesi. Chiaro? Ripeto, poi uno mi ha chiesto e io non so come rispondergli. Vediamo se lo trovo. Mi ha chiesto uno. Come, mi spieghi come votare nella season program? Io non so, credimi, neanche cazzo è la season program. Se qualcuno di chi mi sta vedendo, ascoltando, può aiutare un ragazzo, mi ha chiesto come votare nella season program. Credimi, io non so neanche cazzo è la season program. Campagna football. No, no.
Non lo so. Parti col piede giusto nel prossimo FES col bonus veterani. Tanto raga, quando uscirà si penserà, è inutile che basta, FES 2021 non esiste per il momento e chi se ne fotte. Come vedete, tra sim e tutto ho preso le belle mazzate. Vabbè. Allora, sistemiamo la squadretta. Ah no, che sistemiamo? Sì, sistemiamo. Tranne le coppe che sono Pavard, Van Dijk e Mbappé. Allora, tu vai a fare in culo. E mettiamo su Lionel Messi. Tanti GP se ne vanno così, via. Poi. Madonna, questa lettera A, lettera D, bellissimo. E quindi Hernandez lettera A, giusto? Minchia, Anderva lettera A, e mo lo porto, minchia pure Piqué, allora, che cosa ha scelta? Che l'ha buttato Hernandez? Oh cazzo. Oh cazzo! No, sta qua. Rinnoviamo. Lettera A. Allora, questo va bene. Abbiamo uno. Van Dijk, vai alla Valle Ciul immediatamente e ci portiamo. Piqueton. Dove sta? Dove sta? Lettera A, voglio. Rinnoviamo. Questo lo stiamo facendo salire. Sta già 95. Allora. 1, 2, 3. Beh, verrà te. Baffaccio le keynote, beh, ma ti faccio vedere chi. Mamma mia, che quanti ne ho mo' di lettera. Vidal, ok. Ok, allora. Sistemiamo un po' la squadretta. Quante belle lettere che ci sono, mortacci di tuo nonno sta settimana. Ah, pure Roberts, aia. Ti devo cambiare. La prima cosa è quella, Mertens. Mertens è P alla prolifica. Mo vediamo. Allora, portiamoci. Minchia pure questo sta qua e lo portiamo qua. Adò pure quelle tra B. Madò, e mo. Dobbiamo fare di nuovo due squadre, allora, dai. Pian piano. Anderwald, come sta lettera? Dai, non l'abbiamo mai portato. E lo portiamo, dai. Rinnoviamo, tanti GP non servono un cazzo. Faccio vedere che è buggato. Poi, dove stanno i portieri? Oh? Pure Ronaldo, questo ce l'ho già io. Mancano ancora i livelli, più se devo prendere l'altro. Allora, no, dati i portieri. Courtois. E l'altro chi è? Ter Stegen, dai. Poi, tu qua. Rashford. Ma vediamo, tu. Uff, stai fermo. Qua. Ok. Iniziamo con questa, dai. Pescati di merda. Tanto. La lampada vuole provare. Mo vediamo, vediamo, vediamo. Qua c'è un preparatore, vediamo un po'. Allora, abbiamo detto posizione così. Courtois, vischia titolare, dovrebbe avere un portiere difensivo, giusto? Sì. 6.000, quindi un altro livello gliel'ha dato, perfetto.
quell'altro è spinta a PT fino all'ultimo lo devi dare. Eh sì, fino all'ultimo livello. Poi. Romagnoli non ha messo lettera B, strano. Vabbè. Picche occhi sale, vabbè, ok. Ternanza, ok. Pavard, 3.800 ancora, mortacci tuoi di tuo nonno. E non c'ho niente per Pavard. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi vediamo, dai. Allora, vediamo a questo quanto gli dà su lui stesso. 5.000 già qua. 7 livelli. Anche una volta gli dà 300.000 punti. 29, sta già 95. Mortacci tuoi di tuo nonno. Passaggio alto, interessante questo. Ma cioè, metà livelli c'ho ancora. ESA, Celeste, ESA, SP. Allora, minchia, questo è proprio da ok. Devo fare la trasquadra. Lo so che mi sto prendendo tempo, però qualcuno nuovo può più o meno dare una sbirciata di quello che stiamo facendo. Sì, vabbè. Ciao. Lampard, e come cazzo la pompo Lampard? Giocatore chiave CLS, vediamo che cazzo gli dà. 4.000 punti, oh. Minchia, già 90 sta. Perfetto. 7 livelli, oh, che cazzo vedevo di quel CLS di merda che non serviva a niente. Rinversione dalla qualifica giocatore chiave. E qua mi sa che non gli darà una mazza perché SP. Eh sì. Allora, abbiamo detto. Non vedete che questi pian piano con le sim stanno scomparendo, infatti non lo mettono più. Anche Bernardeschi fa un po' andare a fare i chinotti, via, tanti mi hanno rotto i coglioni tutti. Del Piero. Mille, madonna, mi ci schifo. E dai, un bel 2000, tiè. Che gli ha dato? Controllo palla, difensivo, sì, vabbè, ciao. Potenza a tiro, ok. E gli manca ancora 12 livelli, mamma mia, santissimo. Poi. Gabriel Jesus pure lettera. Mertens, cazzo, mi ha fatto Mertens. Alla Pro League, su alla Pro League, ma Tony darà una mazza. Due livelli, un livello. Hanno buttato l'altro. L'altro cos'è? ESA onnipresente. Madonna, sto vitolo. ESA onnipresente. ESA onnipresente. Nessuno. E che cazzo glielo posso dare? Tiè, Avangu. Minchia, 2002. Un altro livello, una due livelli, perfetto. Perfetto. E allora facciamo così. Poi vediamo se lo mettiamo nella seconda squadra, raga. Mo' andiamo a farci questa, veloce. Sono già le 3:30. Dacci mia quanto tempo vi faccio perdere, lo so, avete ragione. Io quando accendo così a random, tre giocatori, abbiamo Mbappé, Rashford, no, Locande, lettera C, baffascio le bacchine, beh. Buttiamoci questo qua. Ora lo facciamo crescere. Pavard, Messi. Questi così devono giocare. Perfetto. Sinistro, sinistro. Rashford. Ok, vediamo quanto gli possiamo dare. Se gli basta uno. Sì, capocchia. Capocchia ancora, mi ha rotto i coglioni. Ma ok, basta. Via, via.
Così lo proviamo Lampard, dai. Ah, non l'ho visto contro il che. Che cazzo di vizio che ho io. Italia Passion. Guardiola. Ma è nuovo questo. Che cazzo di squadra è questo? Merito 2 però ho visto. Vabbè. Manca. Minchia, tutti a palla stanno e mo'. Vabbè, Underbile, ho detto che lo devo provare e ve lo faccio vedere. Mettiamo del Piero, da. Parti del culo. E Viera, riposati. Nedved, riposati. Vediamo tra queste due schede più difensivo. Offensivo più Lampard, difensivo più questo. Lo facciamo così. Ok. No, trequartista. Va bene così. Messi punta. Beh, direi che più o meno. Che mo le prende le mazzate, vabbè. Già lo so. Ma che cazzo è che rompi i coglioni? Ogni volta che devo giocare. Rigorista. Messi, destro. Messi, sinistro. Messi, corta. Messi. Capitano. Vabbè, picche, dai. Andiamo senza impostazioni avanzate. Magliette dell'Italia. Ok. Speriamo che non gioca di giorno lui. Ok, così a me, dai. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo. Italia, Il pubblico sembra quasi questo secondo me mi massacra. rispecchiare Non so perché ho chi si questa sta strana godendo impressione. quella che si preannuncia come una Boh. grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Credo che una menzione speciale la meriti Piquet, o Pickenbauer, come è stato soprannominato. La sua capacità di impostare dalle retrovie è unica. Raramente ho visto difensori con un controllo di palla simile al suo. Immagino che sia il tipo di giocatore che avresti sempre voluto. Colpisce verso la porta! Un grande momento di calcio! Un gol magnifico! Come vedete io faccio Finalmente è squadre stato miste, a me colpito! non è Si è forte fatto niente, trovare raga. Ma pronto questo e ha spettacolo. segnato. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava Ah, marcato stretto. distante, ciao, non sono gelato. E la partita inizia alla grande, subito dopo. Lampard. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Spinazzola. Prova a velocizzare il gioco con la verticalità sul Pellegrino. lato. Passaggio sulla destra. De Rossi. Opta per il lancio lungo. Vidal. Ma chi se ne va Può con essere Lines? un buon Dove punto di cazzo te ne riferimento. vai? Dove Non ha avuto fortuna cazzo te ne nell'azione vai, leggermente boh? in profondità. Qui non è stato sufficientemente Vabbè, preciso falla nel girare, passaggio. questo è olio. Totti. Petagna. La gioca a sinistra.
Bello Rummenigge. Beh, se ne va dritto. No, raga, il joypad a me si è rotto proprio. È il primo acquisto che devo fare. È inutile. La gioca sulla destra. 100 euro di 200 euro di joypad buttati. Oh, ma come cazzo è che lo stop a seguire? Non riesco più a farlo. Questo già mi ha dato il coglione. Ecco, lo sape. Vabbè, raga, fidate, è un secondo account. È inutile. Ma perché vi fate ste fisse mentali? Guarda come gioca aggressivo, va. Va vuoto, ma gioca aggressivo. Ecco. I passaggi a me sembra ciofecata. Cioè, io vado in anticipo, io. Ma come posso giocare in questo modo? Io vado in anticipo, dai! Di nuovo. Oh, e mi ha rotto i coglioni già! Non lui, eh! Mamma mia, raga, ma non è possibile! Ma dai, però, fratello, mamma mia! Madonna mia! Ah, guarda, di nuovo, raga, non è male. Non ci credo, raga, bah, io basta, raga, mi sa che sto spegnendo tutto, ma basta, raga, ma dove? Io ce l'ho sul sinistro! Madonna mia, che nervoso mi sta venendo. Niente, si ferma di nuovo, va. Oddio mio, oddio, ma qua tutti rincoglioniti ce li ho, mamma mia. Ma qua, e dai, ma va, mo mi ha rotti i coglioni, dai, Konami, mo mi ha. Ma guarda il passaggio, come me lo fa? E cosa c'è nel l'aggiornamento di Gran Turismo? Raga, ma questo è eccesso proprio, io non riesco a fare una mazza, Cioè, assurdo, poi dite che io non devo lamentarmi, questa è la pura dimostrazione. Più eccessi ritrovi, più hai difficoltà. Cioè, boh, questa squadra da merda, Kuski, neanche 3.000 di forza squadra, Messi, cioè, De Rossi che sta in pensione, poi non so come cazzo fa da averlo. Ah, e si ritratta a gennaio. Cioè, non può essere il nuovo novellino. Ma che con lettera A questo? 95, oh, Madonna mia, sul destro del portale, lo sapevo. Boh. Ma possiamo giocare o no? Possiamo iniziare a giocare? Eh? Calibra un bel pallone. Boh. Vabbè. Petagna va a raccogliere il passaggio. Guarda come cazzo è rincoglionita la squadra. Mamma mia, raga, io non, no, ma faccio fatica veramente, dai. E di continuare a sbagliare i passaggi. Non fischi un cazzo di fallo! Madonna mia, raga, ma che cazzo gli ha preso? Voglio ogni santo. No, vabbè, dai. Dai, mo, stai esagerando, dai. Boop.
Ma guarda! Ma dove cazzo vanno? Madonna mia, ma che cazzo gli ha preso? Guarda che si butta. Ma che cazzo gli ha preso? Ma vi rendete conto PES 2021 se sarà così? Ma io, cioè... Boh. Vabbè, Messi, 90, Messi 100, eh. Lettera B. Boh. Vabbè. Vabbè. Diceva tu, fai sempre le challenge. Questo è il problema. Che altro cambio deve fare? Ha tolto prima Britannia. C'è Britannia, raga. Tolto l'arco. Del più. Che cazzo vedevo io? Boh. Massimo rispetto, sta giocando bene, io non sto dicendo nulla a lui, eh. Sto dicendo solo che è tutta rincoglionita la squadra. Vabbè, ma di nuovo, oh, e però che cazzo, che lo cazzo. Va bene, andiamo avanti così. Io seleziono i giocatori e non me li seleziona. Perché giustamente la deve dare a lui la palla di nuovo. Va bene. Che cosa? Va bene. Vabbè, ma guarda qua. Avete visto il picchè, raga? No, ah, mi fa pure sul tanto. Vabbè. Sto perdendo la pazienza. Avete visto il picchè? Non lo fa rivedere. Madonna mia, raga, madonna mia, ritardi nei passaggi. Ritardi in tutto, dai, va per favore, dai. Messi che si ferma a passaggio. Dai, ma che cazzo è? Oh, ma che gli ha preso? Ma state scherzando? Oh, mi ha rotto i coglioni, Konami. Mi ha rotto i coglioni, ma veramente me li ha rotti. Ma guarda. Non mi fatti... Madonna mia, pareggia con questo, veramente, da raga, è scandaloso, da raga. La mette sulla sinistra. Riceve in ottima posizione. Oh, non mi fa tirare! Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Vabbè. Va bene, madonna mia, raga, pareggia con questo. No, 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 non l'accetto proprio, non l'accetto, veramente. Ottimo il fraseggio. Messi, pronto al tiro. Madonna mia, si sbagliava sto gol. C'è da, oh. Sono tornati in partita. Quando hanno trovato la forza di reagire e riaprire la gara. Chi è che è morto qua? Minchia, Lampada è morto. Grazie.
Minchia, quanti punti mi toglierà qua. Togli, le manda addosso, madonna mia, Sandy, fatti. Oh, so visto. Gol della merda. Vabbè, ora devo fare. Attacca giù. Sto soffrendo con questo. Che devo fare? Lui tutto attacca su. Del Piero prende la palla e tre ore per alzarsi. Già a me deve fare il lancio. Fa bene perché sta perdendo. Ok, Messi la perde e parte. Vai che parti del Piero. L'ho visto. E togliele, ma da do. Ma come cazzi? E togli. E prendila. Ma come cazzo è sto fatto? Ma guarda quello! Oddio! Fuori gioco! Madonna. E salta! Oh! Ma perché? Ma perché? Ma se ce l'hai tu, per... Oddio! Se ce l'hai tu, dico io, Lavida, perché cazzo gliela dai? Ma tu guarda come cazzo soffetto contro questo! E fischia, vaffanmocca a mamma. Madonna mia, raga. Una sofferenza, io non ci credo, raga. Io sono scarso. Va benissimo, scarso, va bene. Ma te non puoi perdere con la BC. Una gara dai risvolti drammatici, decisa solo nel recupero. Non fa due gol della merda, non lo fa. Mamma mia, come si soffre con questi, oh. Come cazzo si soffre. Ma Lampa si spompa subito. Minchia. 700. Questa è proprio... è merito 2 questo. 632 partite. Boh. Elite 2. Cioè, come a me. Boh, vabbè. E fratello, che te devo dire? Courtois, ma vattene a fanculo, beh. Si è fatto certo cacato, mamma mia. I portieri quest'anno, peggio di tutti gli anni. Vediamo, vediamo qua una cosa veloce. Dove sta quello? 5.000 qua. Vabbè, mi faccio una seconda squadra e mi vado a fare una seconda partita del giorno e basta. Qua 4.000. Così mi porto questo, vedo com'è. Ah, ce l'ho Goresca. Un attimo, vediamo un attimo. Tanto, no, un attimo. Goretzka, 4 partite di contatto, onnipresente. E sono buttato Werner, mannaggia la morte mei, mannaggia. Che è che devo dare i cosi, dai punti? A nessuno, mi sa, giusto? Sì, allora facciamo così. Dice che dobbiamo far crescere. 1, 2, 3 e 4. 91. Ok, altri due livelli. Resistenza è salito di uno, vabbè. Beh raga, ah no, gli diamo questi pure abilità, vediamo cosa gli possiamo dare. Usa solo, usa, boh, vabbè, le posizioni, vabbè, vediamo, giusto? Ok, perfetto. Beh, alla prossima, al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi, condividete, gastimate, insultatemi, like, dislike, tutto che cazzo volete. Sempre solo forza Konami, ragazzi. Da oggi solo forza Konami. Vai Konami che sei tutti noi. Se gentilmente, prima che esce PES 2021, ci spieghi cosa cazzo hai in mente di fare, ci farei un grandissimo regalo. Babbo, ciao a tutti, ragazzi.